Ciao a tutti e benvenuti al 51esimo episodio del podcast del Tentacolo Viola. Questa sera, insieme al sottoscritto Davide Moretti, abbiamo Andrea Maderna. Uela. Meno male. E Paolo Cego. Buonasera a tutti. Ciao Paolo, ben ritrovati qua in questa landa desolata di videogiocatori col cartone. Allora, ogni tanto facciamo questa cosa. Siamo tornati, we are back, come direbbe Jeremy Clarkson in The Grand Tour. Prima di picchiare qualcuno, ovviamente. Qualcuno che non gli ha dato da mangiare caldo. Bene, bentornati, buon anno, buon Natale, forse anche buon Ferragosto, visto che non ci sentiamo da maggio dell'anno scorso. Fantastico 2018-2017 che si è chiuso con dei fuochi d'artificio, perché è stata un'annata di videogiochi fichissima, mi sembra, no? Cosa ne dite? Tra Prey, tra Zelda, tra Mario, tra un botto di roba fichissima. Io sono 2 mesi che sto dietro a sta cacchio di cover story su Outcast, gli anni della Madonna, ne posso più, finisca febbraio, gennaio. Beh, la Gran Turismo chissà di chi è stata l'idea, però. Beh, mia. Esatto. Che devo fare? È stato un anno fico il 2020. Sì. Talmente fico, pensa, che ho giocato, credo, addirittura 3 giochi AAA. Sì, che ho notato nella tua listone della morte che hai giocato molti più AAA degli anni scorsi. Beh, allora, c'è Prey, Mario Odyssey, NBA 2K18, Resident Evil 7 e basta. Ma non hai giocato Zelda? Comunque mi batti a 5-1 comunque. No. Anzi, tra l'altro, io l'unico gioco che ho giocato 4. Non è AAA, ma è doppia. Attenzione, potremmo considerare anche Get Even, no, forse quella è doppia. Get Even. Sì, era. Perché ha pubblicato tipo Square, credo. Ah, per quello sarebbe AAA. No, dai, 4. Vabbè, 5 perché ho giocato anche a NBA 2K17, l'ho recuperato inizio anno. E non hai giocato a Zelda, però, ahimè. No. Perché non avevo ancora Switch e quando poi l'ho preso ormai era passato. Avresti potuto fare come me, ti saresti potuto comprare il Wii U a un pezzo stracciato, comprarti Zelda per Wii U e ancora dopo un anno non giocarci lo stesso. Tu sei una persona brutta, Paolo. Io Wii U ce l'avevo, ma tanto sapevo che prima avrei preso Switch e sapevo anche che non avrei giocato a Zelda. Quindi, tra l'altro, per completezza va detto che durante le feste ho iniziato anche Mario Rabbids, per cui proprio... Io Zelda l'ho giocato su Wii U, perché con Switch è arrivata una parte. Cosa volevo dire? Invece è una cosa che non mi aspettavo. Ammetto che non avrei mai scommesso neanche mezzo euro sul fatto che Switch vendesse tutti questi pezzi. Questo proprio, ma neanche sotto tortura avrei mai immaginato. Invece, sotto tortura sicuramente sì. Io, onestamente, io non mi ero proprio posto il problema, cioè non me l'ero chiesto e quindi non saprei dirti. No, io mi ricordo distintamente il momento in cui ho visto il trailer lì in cui svelavano al mondo questa nuova console, e avevo pensato: questa finisce peggio del Wii U. Col senno di poi, ovviamente, mi rimangio le parole, però mi ricordo distintamente questo momento. Però in realtà, che poi ci ho detto: ma cosa cavolo gli sta passando per la testa a questi qui? È uguale al Wii U. Ma pensaci un attimo. Però Wii U, quando venne annunciato, in linea di massima sembrava figa come cosa, te la puoi portare in giro, ci giochi. Ma è una cosa che ho scoperto io, perché poi finalmente, quando mi sono comprato il Wii U, ora io capisco perfettamente perché lo Switch abbia avuto più successo, perché Wii U non funziona. È portatile, manco per sbaglio. Esatto. Mi sono comprato sto Wii U perché mi sono detto, ok, lo piazzo in camera di mio figlio, poi quando lui dorme mi prendo il tablet, me lo porto in camera mia e ci gioco. Però, lo piazzo in camera di mio figlio, ma lo uso io in salotto. Però scusa Paolo. Wii U è uscito da quanto? 5, 6, 7 anni? Magari potevi informarti prima. Esatto, magari mi sarei dovuto informare meglio. Anche a te piaceva quell'idea. Wii U in realtà non lo faceva. Switch lo fa effettivamente, per cui tutto sommato uno poteva immaginarsi che... Scusate, non riesce a passare un muro. La mia casa è minuscola. Non riesce a passare un muro e comincia a esserci problemi di connessione
a 3 metri, tipo, no, cioè, ma... sul divano davanti alla sì, è una console da divano, da divano, quando il tuo televisore principale. Comunque stiamo parlando del Switch, lo Switch. Però ho capito adesso perché allora effettivamente lo Switch ha avuto successo per quello, perché è effettivamente portatile, te la vendono, sì. Cioè, poi posso, immagino che ci sia pure qualcuno che ci gioca con la console piazzata sulla base, quello che sia, però immagino che l'attrattiva principale sia quella che te lo porta il giro finalmente, sì. E per me è il 3DS più che del Wii U, anche, anche la però figata giochi ai giochi da salotto in esatto. Cioè, quello. E alla fine è relativamente, cioè nel senso, la gente che, a cui realmente interessa il fatto che i giochi da salotto però sono meno graficamente, meno fighi che sulle altre console, e secondo me molto meno di quanto si pensi, non solo, anche quelli che dicono però vorrei la grafica più bella, anche di quelli, molti, però è troppo figo giocarci in autobus, vaffanculo la grafica. E quindi no, anche per... sono d'accordo, assolutamente d'accordo. Dimmi, Paolo. Dicevo, anche perché immagino che il 3DS ormai ha fatto il suo, cioè non, immagino che abbia fatto il suo corso, non credo che ci abbia, non credo ci siano neanche rumor vari su un possibile successore, anzi tra l'altro l'ultima iterazione del modello gli hanno pure tolto il fattore 3D. Sì, allora, a parte che stanno ancora uscendo giochi per 3DS, tutto somma, cioè nulla di clamoroso, però esce, sì, ancora qualcosa esce, e del resto con tutti quelli che hanno venduto ci sta anche che ne buttino fuori. Io prima che uscisse Switch mi immaginavo che se Switch falliva ci avessero già pronto il nuovo DS da buttare fuori, ma nel momento in cui Switch è andato benissimo, secondo, non credo ne valga la pena di fare anche un nuovo DS. No, anche perché se tu vai nell'ottica portatile, cioè quello che ti dà Switch con la grafica che ha, anche se fai una console meno cara, ovviamente, perché se fai un seguito del 3DS o fai una cosa sicuramente, però comunque una volta che sei abituato a giocare a Zelda, Mario, ma anche FIFA di quella qualità lì, dopo tornare indietro, perché con un downgrade grafico te lo becchi e dillo no, cioè, adesso, no, vabbè, in quel caso si inventerebbero una nuova gimmick che non sia, no, una gimmick nel senso più positivo dell'accezione più positiva del termine, perché ovviamente se no fa concorrenza con lo Switch, esatto. Anche perché i giochi costano uguali praticamente, con 10 euro di differenza tra 3DS nuovo e Switch magari pubblicato da Nintendo, Detto questo, comunque deve uscire un Kirby, un Pokémon, credo siano tutte riedizioni di vecchi giochi, dico su 3DS, devono uscire da qui a marzo, escono, vedo tipo 5 giochi che sono tutti riedizioni di cose, del giochi di ruolo, Kirby, Pokémon, però comunque di cose continuano a buttarne fuori, del resto le console portatili, alla stessa PlayStation Vita che è morta, continua a uscire roba, per cui voglio dire... Sì. E che escono cose magari un po' più di nicchia o particolari o rivolte al mercato che funziona su quella console, come PSP, che negli ultimi tipo 5 anni di vita uscivano solo giochi per bambine, tipo Barbie gira la moda. Comunque secondo me anche in questo caso, se uno è un videogiocatore un po' hardcore, Switch rimane una console, come dire, da affiancare a qualcos'altro, ovviamente. Ma banalmente anche un Call of Duty non ci sarà mai. Beh, dipende, perché se continua a vendere così iniziano a farceli. Ma io ho preso FIFA, per esempio, per Switch, perché mi piace l'idea, c'è anche per PlayStation 4. Hanno proprio fatto, dato Electronic Arts più soldi, meno male che ho trovato in sconto tutte e due le volte. Però... Certo. La noti, era differente. Cioè, no, certo. Però c'è da dire una cosa: i Call of Duty, Tom Clancy e via dicendo, che uscivano su Wii. Erano a un certo punto, erano prima erano le conversioni brutte, poi iniziato ad essere proprio giochi diversi, sì. Ed erano mostruosamente più brutti, e in sì. Più quello che avevano su Wii è che era, puoi tirare la granata facendo la gesto e sti cazzi. Qui invece sono sicuramente molto più brutti tecnicamente, perché vabbè, la console è meno potente, però secondo me possono comunque fare conversioni che fanno una figura dignitosa, e il plus di giocarli su Switch, guarda che è molto più forte di quello che era sicuro. Per cui, sicuro. Cioè,
se continua a vendere in questa maniera, secondo me alla fine le terze parti iniziano a buttarci più titoli, che è una roba che non so a quanti possa interessare, però sai, il discorso è che quando superi una certa soglia di vendite non stai più vendendo solo a quelli che lo comprano perché vogliono Mario, Zelda, Metroid e basta, lo vendi secondo me anche a gente che poi te lo compra Call of Duty. Sì, qua c'è il vantaggio che come potenza non è ovviamente, come dicevi prima, una PlayStation 4 Pro, però è dignitosa, non come Wii che avendo pur venduto 100 milioni di copie un po' era talmente agghiacciante la roba che usciva che vabbè. E invece ieri sera così pum, che Paolo ha apprezzato tantissimo, cosa ti fa Nintendo? Ti tira fuori il gioco col cartone e a me è piaciuto una figata davvero. Ok, geniale. E ribadisco che tu stai diventando una persona brutta e cattiva, però dici la tua, Paolo. No, alla fine non è che ho disprezzato particolarmente, c'è stato qualche secondo in cui di pura ammirazione addirittura, nel senso mi sono sentito un po' bambino e effettivamente ci vuole, secondo me è bello che ci siano ditte ancora adesso disposte a rischiare in quel modo. E effettivamente Nintendo, se ci deve essere una ditta che poi rischiare quanto gli costerà, è fatto di cartone. Il cartone sicuramente gli costa un nulla, e più che altro poi c'è la componente software. C'è il software, paghi comunque tutto il lavoro di ricerca, sviluppo, idea, eccetera, però comunque paghi le ore lavoro per idearlo, però poi a livello di produzione, cioè, penso sia il gioco meno costoso dagli anni 80 a oggi. Ti conservi i pacchi che ti arrivano da Amazon, che sa mai, cioè, quello. No, comunque, però scemato, diciamo, questo primo momento di ammirazione totale nei confronti di Nintendo, a me sorge il dubbio per chi effettivamente si è rivolta questa proposta cartonata, perché per esempio mio figlio di 6 anni, io uno Switch innanzitutto non glielo farei mai tenere in mano perché ma soprattutto se me lo infila poi in un pezzo di cartone e ci va al giro, fa finta di essere un robot, cioè io me lo vedo a terra in mille pezzi direttamente. Ma il robot secondo me è pensato per un po' più grandi, perché non so se hai visto che ci sono due set, c'è un set che sono tutte le altre cose e un set che è il robottone, che è più caro tra parentesi, e secondo me il robottone è pensato per cartone, bambini un po' più grandi, mentre invece la macchinina al piano è pensato per i bambini un po' più piccoli, e comunque in generale è pensato per ci gioca col genitore così a occhio. Ma secondo me, e mi è venuta l'idea guardando quel momento in cui grazie alla vibrazione dei due Joy-Con fanno muovere quella specie di insettone, no? C'è tanto di, adesso c'è la moda del coding, non so se anche in Francia e in Inghilterra nelle scuole insegnano a programmare, però quella cosa lì è chiaramente una conseguenza del fatto che nelle scuole usano, come si chiama, Scratch, il softwareino per fare i programmi, per fare i giochini, e lì proprio è chiaro. Quindi secondo me il target di questa cosa qua sono quei bimbi o quei ragazzini un po' più giovani che hanno iniziato a fare queste cose, gli piacciono, e lì ovviamente c'è solo la parte gioco, a parte la parte costruzione fisica della scatolone di cartone, non c'è ovviamente la parte di programmazione, quindi secondo me è quello il target. Però appunto, come dicevate voi, probabilmente a loro costa talmente poco poi la produzione fisica che anche se non ne vendono uno sfacelo, e secondo me rischiano di vendere uno sfacelo, va bene lo stesso, insomma. Sì, poi bisogna vedere come sono i giochi, nel senso che a me sembra la classica cosa che è una figata per 2 giorni, sì, e poi non la tocchi più, però magari invece poi i giochi sono sfiziosi e ti tengono impianto un po', magari fanno aggiornamenti, cose scaricabili, robe aggiuntive, eccetera, perché nel senso per 2 giorni probabilmente ci giocherei come uno scemo anch'io, poi però chi lo tocca più? Leggevo che adesso mi pare che qualcuno abbia già avuto la possibilità di provarlo, comunque che la costruzione del pianoforte per esempio porta via dalle 2 alle 2 ore e mezza,
Vabbè, c'è anche quell'aspetto. Sì, se il bambino tutti... non si rompe i coglioni nel frattempo, perché non so l'attenzione, lo span di attenzione che ha tuo figlio. Esatto. Papà fai tu, no, questo lo metto io, ma guarda che non devi. No, lo so, io si mette qui, no, guarda che non devi. Ecco, l'hai rotto, porca puttana. 70 euro. Buttati nel cesso. Soprattutto perché c'è una sequenza all'interno del trailer in cui c'è qualcuno che sta applicando degli sticker, degli adesivi. Ora io non so se set aggiuntivo delle decorazioni. C'è un set aggiuntivo, ovviamente che non costa 70 euro, fatto solo di adesivi e cose per decorare e personalizzare le robe che monti. Sì, non so se avete provato a fare attaccare gli adesivi a vostro figlio, ma io soffro di OCD e tu... ed è ossessivo compulsivo. E veramente è un dolore atroce vederlo piazzare o montare il Lego senza che schiacci completamente due pezzi fra di loro. No? Io impazzisco. Meno male che non mi hai mai visto mettere le figurine dei calciatori quando ero picco. E con un, come si dice, sai, il mattoncino Lego un conto, un pezzo di cartone te lo devasta. Se no, come deve. Però stavo guardando i materiali promozionali. E i bambini che sono nelle foto sono grandicelli, in realtà. Sì, ci sta, perché comunque deve avere una certa attenzione. Cioè, infatti io sono tranquillo. Cioè, mia figlia è ancora troppo piccola. A me invece mi ha ricordato, tra l'altro l'ho comprato qualche giorno fa perché mio figlio ha cominciato a leggere Harry Potter, sembra guido. Ho comprato qualcosa della Sony per PlayStation 3 chiamato Wonder Book, che questa è una specie di periferica che è morta sul nascere, praticamente, diciamo le cose come stanno. Però era praticamente un libro di cartone, anche quello, però un po' plastificato in caso, e lo apri, lo mostri alla telecamera Light Toy, come si chiamava lì, della PlayStation 3, e dal libro magicamente cominciano a uscire cose, in quel caso erano tutte cose a tema Harry Potter. Ed effettivamente avreste dovuto vedere la faccia di mio figlio, era incantato da questa soluzione. Non so quanto durerà questo senso di fascinazione che provo. Infatti il discorso dell'età secondo me è chiave, nel senso che appunto il bambino piccolo va a finire che A non riesce a montarlo lui, B non ci capisce niente, C lo distrugge, D si rompe le palle. Tutto il bambino più grande però devi dargli un gioco che non sia veramente solo la stronzatina, ma ci abbia qualcosa poi da fare, perché il bambino più grande è abituato a giocare a Call of Duty e la fascinazione del il pezzo di cartone montato, una volta che è finita quella, se non c'è un gioco a cui giocare, 70 euro vanno sullo scaffale. Sì. O nel cesso. Lì sono scelte poi. O lo usi per chiudere le scatole del trasloco. No, peraltro... è un regalo che si trasloca da solo. Lo rimpacchetti. No, la cosa... Poi voglio vederti rimandarlo ad Amazon. Sono tutto già ritagliato e non mi piace. No, ecco, sarà interessante vedere, nel senso, loro ti danno questi due set che, appunto... tipo mobile dell'IKEA, ci sono istruzioni, monti quello e serve a quello. A parte che nelle foto si vedono cose strane che il trailer assolutamente non spiega, cioè pezzi, tipo il pianoforte, ci sono delle sagome di cartone che sembrano forme d'onda, cioè sembrano esserci cose anche un po' strane, particolari, interessanti dentro, quindi anche quello poi ritorna nel discorso, bisogna vedere il gioco quanto è profondo. E poi sarà sicuramente interessante vedere, perché inevitabilmente succederà, i matti che si mettono lì e fanno i loro... cosi di cartone da usarci assieme. Cioè, penso si svilupperà poi anche quel lato lì, che Nintendo lo supporti o meno conta poco. Meglio se lo supporta, se magari butta fuori delle app che ti permettono di costruirti le tue cose da usare con i controller, ma tanto anche se non supporta i matti le fanno, e anche quello sarà sfizioso, anche solo come fenomeno YouTube. Sì, quello sicuro. Sempre se Nintendo non cancella i video di YouTube perché non monetizza. Ma lì non può, nel senso, perché quello che fa Nintendo è spaccarti i marroni se tu fai il video a schermata intera di un loro gioco. Se lo fai al piccolo non dice niente. Ma non è che può romperti le balle se fai un video in cui si vede una scatola di cartone. Che tu hai costruito, tra pare, che hai pensato e costruito. Esatto. Comunque anche il 2018 vedevo un po'... cioè, Switch e la domanda che ci siamo fatti sia su Outcast sia da qualche altra parte, nel senso che 2018 per adesso è ancora tutto da dimostrare di Switch, perché tanti giochi, sia Pokémon che Metroid, non si sa se Metroid secondo me manco morte, no.
Infatti per me il gioco che aspetto di più non è di Switch di quest'anno, ma è Kratos. Io Kratos ho bisogno di... Sei sicuro di aspettarlo così tanto? Sì, perché... sì, ho bisogno del sangue di Kratos. Ma vedremo. No, beh, per l'altro non è che ce ne sia tanto così ad occhio. Ma è presto, non ci sono ancora cose annunciate a parte quelle che già si sapevano. Cioè, Red Dead 2 magari potrebbe interessare. Sì, è vero, quello... però quello mi fa l'effetto GTA, cioè nel senso, lo so che lo comprerò, quello volo lì per 2 anni e poi lo finisco dopo 2 anni. No, più che altro lo attendo senza troppa trepidazione, ma perché sarà finalmente il primo gioco di Rockstar che potrò giocare senza sapere assolutamente niente. E questa è una cosa positiva. Non aver visto nulla, non sapere niente, fino a perché comunque GTA 5 un po' ci avevo lavorato un po' sopra prima di andarmene, ma questo qui proprio vedremo che effetto mi farà, sono sospettando. Comunque a parte riedizioni tipo Donkey Kong Country o Bayonetta 2 eccetera, Bayonetta 3 non si è capito a che punto stanno, se sono un nome. Hanno cercato di capire che capigliatura dare a Metroid e Pokémon. Io dubito che arrivino nel 2018, anche se in realtà Metroid potrebbero aver fatto i furbetti. Nel senso che comunque loro di solito mostrano i giochi nell'anno in cui li lanciano. Quello non l'hanno mostrato, l'hanno solo detto il nome, però l'anno scorso, magari. Però mi sembra che avesse detto espressamente, è vero che di solito annunciamo giochi soltanto quando sono in dirittura d'arrivo, ma per Metroid abbiamo fatto un'eccezione perché sappiamo quanto ci tengano. È chiaro, però era alle 3 dell'anno scorso, cioè annunciarlo alle 3 dell'anno scorso ed esce... un anno e mezzo dopo. Che hanno fatto vedere soltanto un logo e anche... sì, è anche brutto. Vedremo quest'anno. Comunque, di sicuro c'è il Mario Tennis, che è comunque una roba nuova. Yoshi. Forse Kirby. Kirby c'è. Yoshi, sinceramente... Sì, c'è lo Yoshi. È quello con la grafica fatta tutta tipo costruzioni di carta, cartone. Ah, sì. E Yoshi Labo, praticamente. Quest'anno Di sicuro ci sono quei tre. A parte quelli, effettivamente, di roba... Allora, ci sono 800.000 giochi indie, ovviamente. Sì. E a parte, appunto, Bayonetta 1, 2, Donkey Kong Country e Dark Souls, che però sono tutte riedizioni di cose vecchie, non c'è nulla che si sa. È anche vero che, appunto, siamo a gennaio, cioè è normale che non si sappia cosa esca, a parte le cose che già sapevamo. Comunque, a me, che dei 60 fotogrammi al secondo importa Sega, un Dark Souls portatile, effettivamente... non è malvagia come idea. Così emorroidi garantite. Esatto. Un attimo che esco, cazzo. C'era un Wallone che diceva su Facebook, ma sai, quando sei sulla tazza sistemi l'inventario, ti organizzi un attimo. No, anche sta cosa che tu a caldo, se stai giocando in TV, lo togli e non devi spegnere, non devi mettere in pausa, non si blocca. Cioè, una roba picchissima quella, eh. Quello era Docking Station, cioè, quella vera proprio. No, questo è fatto benissimo, cioè, che non gli puoi dire niente. Poi è delirante che fanno Mario Odyssey e devi usare il motion control, ma figa. È uno dei giochi di punta, ti dice giocami attaccato alla TV, ma sei scemo. Però peraltro molto bello, mi è piaciuto molto. Niente, sì, comunque io aspetto Kratos. Bisogna fare affette qualcuno. Se usciamo da Switch c'è quello, c'è The Last of Us 2, forse Red Dead Redemption, anche se non so. Ecco, The Last of Us 2, se posso dire, visto che non ci siamo più sentiti da maggio, secondo me il trailer che hanno fatto vedere, quello iperviolento, proprio mi ha tolto la voglia di giocarlo. Proprio. Io avevo un buon ricordo del primo, poi mi sono comprato il remastered per la PS4, mi sono giocato l'episodio lì a sé stante, quello di Ellie, mi ha fatto totalmente cagare, e quindi la mia, non c'ho più aspettative per il prossimo, non me ne può fregare di meno, sinceramente. Mi interrò il ricordo del primo.
per dirlo alla Boris, mi ha lasciato basito. Così violento. A proposito di riedizioni e cose, ne parlavo, non mi ricordo con chi dicevo, è un po' surreale che Bayonetta, un gioco che ha venduto talmente bene che il seguito l'hanno fatto solo perché Nintendo voleva avere, voleva fare bella figura, è la, tipo la quarta versione che esce. Cioè, sì, l'originale, poi è uscito su Wii U, poi su PC, adesso esce anche su Switch. Sì. Ma Bayonetta 3 è sempre prodotto da Nintendo, no? cioè, fatto dai soliti, ma distribuito, quindi uscirà solo per piattaforma Nintendo. Sì, sicuramente. Stavo guardando altre cose che escono. Beh, Final Fantasy 15 su PC, ok. Non me ne frega un cazzo, ma mai più Final Fantasy. Ni no Kuni 2, per chi apprezza. Sì, non c'è granché. Hai ragione, adesso è presto, è un'annata, bisogna... Poi ci sarà punto... Shenmue 3, no? Ovviamente. Sì, certo. Ma io più che altro sto pensando dal punto di vista almeno VR, che comunque è la cosa che mi ha riportato un po' ai videogiochi, potrebbe essere un anno interessante, potrebbe essere un anno di merda, sinceramente. Però comunque direi solo secondo. Purtroppo sì, mi sto preparando per l'inevitabile. Però c'è comunque anche, hanno rilasciato un disco demo non da tanto, con dei nuovi prodotti, tra cui c'è quello della topina lì, Moss. No, promette bene. Tu hai PlayStation War, no? Cioè, io ho PlayStation War perché era una cosa che mi volevo togliere la soddisfazione. Sì. Non hai preso Turismo? No, non ho preso Gran Turismo. Okay. Ho provato Drive Club, ma... Io non ho mai sofferto di motion sickness, ho provato Drive Club con la PlayStation War, volevo morire. Ma sai... Dopo 20 secondi sono stato male. No, ma quello è perché, secondo me, è perché devi fare l'abitudine, ma poi migliori. Mamma mia. Basta che fai i passi di bimbo, ricordati i passi di bimbo. Sì, sì. No, perché provato... Dimmi. No, scusa, ho parlato Dirt Rally, però secondo me l'ho provato a un punto in cui, non so se sono i miei occhi che stanno andando a quel paese, o se quel senso di immersione sta scomparendo sempre di più. Non riesco a capacitarmi del perché, mi sto anche un po' preoccupando, perché all'inizio sembrava davvero di essere lì dentro, e insomma, una sensazione magnifica, rivoluzione videoludica del secolo, però mi accorgo che gioco sempre di meno in VR, E quando c'entro dentro non mi stupisco più tanto. E effettivamente devo ancora provare Resident Evil 7 perché mi sto cagando in mano tutte le volte che ci provo. Però secondo me sta scemando un po'. C'è bisogno del chip nel cervello. No, più che altro secondo me avrei dovuto aspettare, avrei dovuto comprare qualcosa di più potente come Vive o Rift. Beh, no, ma in realtà no, nel senso che ti sei abituato a questo, quando proverai Vive comunque sarà una ficata rispetto a questo. Perché il fatto di poterti muovere liberamente, girarti, andare in giro, fare cos'are, comunque ti darà qualcosa in più. Mentre facevi il contrario, per PlayStation VR, da suicidarti. Poi quando ti abituerai a Vive, dovrai andare al Pentagono a chiedere qualcosa a loro, cosa usano. E poi... Quando ti abituerai a Vive dovrai andare a cagare a quel punto, perché che cosa vuoi fare? Non è che ci sono... Anche se adesso hanno fatto quello nuovo, ma cos'è che ha? Solo che ha le cuffie dentro, no? Di PSVR o il nuovo Vive? Il nuovo Vive. Ha le cuffie integrate, mi sembra. Non lo so. Vabbè. E direi che tanto non ci abbiamo i soldi per comprare. Che si chiama Vive Pro. Vive Pro. Allora, ecco, attenzione, è più leggero, più confortevole, vabbè, grazie. A tracking 10 metri per 10, risoluzione più alta, 2880x1600, doppio display dual OLED, insomma, c'è una stanza, vabbè, è molto più fico. Io dovrei abbattere due muri per raggiungere gli 10, però... e in più hanno fatto anche l'adattatore wireless. Oh, così non rischi di scozzarti mentre... Sì, vabbè, però rimane un catafalco che ti costa 1000 euro. Se abbatti due muri puoi usare Wii U in camera da letto. Beh, no, è come la... come si chiama? La barbecue. Una roba che compri per usarla d'estate in giardino. No, comunque dicevi tu prima, Andrea, degli indie. Gli indie su Switch, ogni tanto penso, quando vado sulle shop,
sembra di essere su Steam ogni tanto, perché c'è talmente tanta roba bislacca che... ma vendono, tantissimi hanno detto di aver venduto più su Switch che su PC, e che sulle altre console. E ma sai, perché alla fine molti di quei giochi sono giochi retro, e che comunque giocati in modalità portatile ci stanno di brutto. Poi una cosa che mi incuriosisce è che quando tu fai partire un gioco, solitamente tipo Mario Odyssey, ti chiede di quale profilo vuoi che parta, no? Quindi non è che tu non ti loghi in anticipo sulla console come su PlayStation 4. E quando fai, invece FIFA, tu la fai partire, non ti chiedi un cazzo, e prima che inizi veramente il gioco, quindi c'è la presentazione, c'è Cristiano Ronaldo che ti sorride, c'è il linguaggio, e avanti, dopo ti chiede, ma chi sei? Molto bene. Però, no, se è una console, diciamo, quasi moderna. Siamo arrivati forse nel 2016, da quel punto di vista. Però è fatta bene, comunque è veloce, non ti impallano. No, è una bella console, devo dire che è molto carina. Bene, ragazzi, cosa facciamo? Andiamo a parlare dei giochini? Giochini? Support qualify. Allora, giochi che abbiamo giocato, potremmo parlare probabilmente per 6 mesi, ma parliamo poco. Se posso iniziare io, inizio con The Mummy Demastered, che ho visto il film della mummia con Cruise, devo dire che aspettandomi proprio la merda terribile, la ciofeca tremenda, tutto sommato, è un film che mi è passato tranquillo, in certi punti mi è anche divertito, soprattutto prima metà. Ah sì, dai, è una stronzatona. È un film d'azione. Cioè, poi Tom è sempre lui, fa sempre la sua figura, quindi... Il discorso è che se tu lo guardi sperando che sia un revival dei classici horror della Universal, ma no. No, ma voglio dire, dopo le 3 mummie precedenti, sì, mi annuncio uno nuovo e il protagonista è Tom Cruise, non è che ti puoi aspettare che sia un horror sofisticato. No, peraltro io me l'aspettavo molto più nero, invece è molto simile alla mummia con Bernard Fraser nella prima parte. Comunque, invece, The Mummy The Mastered non c'entra assolutamente niente. È un Metroidvania molto carino, fatto dagli stessi di Alien, come si chiamava quello su DS? Infestation. Team assolutamente a suo agio in questo genere, quindi 2D con militari che vanno in giro per mappe lunghissime, intricatissime, difficilissime, perché anche Mummy the Master è abbastanza complicato. E prende un po' a spunto la cosa della mummia, nel senso che noi siamo un soldato di un gruppo mandato ad uccidere appunto la tipa, adesso non ricordo quale delle N mogli di sultano, no, lei era la faraona, ovviamente avessero comprato un'altra licenza, fosse stato un tie-in di un altro gioco, cambiavano solo il cattivo ed era uguale, non c'è assolutamente nessun riferimento all'Egitto praticamente. Il gioco è molto divertente, difficile, ben fatto, secondo me è un ottimo Metroidvania. E la cosa carina è che mentre in Alien, quell'altro che non mi ricordo già più, Isolation è quello per le console, sì, sì. Infestation c'era un team di 4 e quando ne moriva uno ti spiaceva pure, perché cacchio, eri arrivato fino a un certo punto con quello superando le bestemmie varie. Un altro personaggio qua, quando si muore riappare un altro soldato proprio alla Doom, no? Quindi senza nome, però senza tutti i power-up, tutte le cose che avevamo guadagnato nel percorso, e dobbiamo andare a fare fuori un soldato zombie, che saremmo noi da morti, che lo ritroviamo più o meno nella zona dove siamo morti, e uccidendolo possiamo recuperare alla Dark Souls, mettiamo, esatto, una roba del genere, però c'è lo zombie peraltro è che basta, sta tosto, bastardo. e basta, no, secondo me è carino, costa per 9,99, poi li a giocare svaccati sul sono d'accordo. Ok, poi visivamente è molto bello, se ti piace chiaramente lo stile, se ti piace il genere è molto bello, musiche molto belle anche quelle, perché è molto... Ma neanche 16 bit, quasi da sala giochi quel periodo lì, no? Proprio bello, secondo me. Sì, è un po'
è un po' quel Metroid che manca. bene, allora, Andrea, vai con... Sì, io ho due giochi, adesso ne dico uno, però ho due giochi, entrambi in realtà poco più che iniziati, quindi poi c'è un limite a quanto posso dire. Comunque, come dicevo prima, durante la festa ho iniziato a giocare a Mario Rabbids Kingdom Battle, ci ho giocato in trasferta in Italia, e quindi mi ero provato lo Switch e ci giocavo portatile, poi tornato a casa ci ho giocato anche sulla TV, che è ottimo perché mia figlia ogni volta che vede Mario impazzisce. Mario! Mario! E tra l'altro, appena parentesi, da un anno circa, uno dei forse il suo pupazzo preferito è uno Yoshi blu che avevo e che ci dorme, eccetera. Ha da poco, vedendo delle foto che avevo sul monitor, realizzato che Yoshi ha a che fare con Mario. Quindi adesso quando vede Mario e dopo un po' Yoshi. Gli hai rivelato a tua figlia che in realtà a quanto pare Mario picchiava in testa Yoshi? No, non glielo ho ancora spiegato. Fagli mangiare i frutti. Pensa se le facessi vedere il film, quello di Mario Bros, mamma mia, probabilmente non ti parla, è uno sconvolto, vabbè. Comunque, la Mario Rabbids Kingdom Battle, allora, vabbè, insomma, non credo di dover spiegare il gioco Ubisoft, sviluppato dagli italiani, ed è uno strategico a turni molto in stile XCOM, anche se con idee che... sono l'invidia del direttore creativo di XCOM, che addirittura ha detto: non vi stupite se nel prossimo XCOM il sistema di movimento sarà un po' diverso, perché hanno fatto cose che mi sono piaciute un sacco, questi qua, sti strunz. Ciao Ugo! Tra l'altro non giocavo uno strategico a turni da parecchio tempo, quindi sono completamente fuori allenamento nel genere, però... confermo, insomma, cioè, come era prevedibile, come sempre accade con questi ibridi marieschi, che siano quasi mai, tra l'altro, sviluppati direttamente da Nintendo, perché anche il mitico Mario Golf lo faceva Hudson. Insomma, comunque, anche no, Hudson faceva i Mario Party. Per 3DS di Cameron. Beh, comunque, ha sempre quello stile lì che è allo stesso tempo molto approcciabile, cioè parti, inizi, giochi veramente senza nessun problema, e quindi accessibile. Tra l'altro, prima di ogni missione, se vuoi puoi selezionare di giocarla facile, che in realtà quello che fai è ti ricarica l'energia dei personaggi, perché fra una missione e l'altra all'interno dello stesso capitolo non si rigenera. Però non è banale, esattamente come Mario Golf, comunque era un gioco di golf figo sotto il power-up, le cose, ha il suo stile, il suo approccio, ma riesce ad essere abbastanza complesso, soprattutto lo sto notando andando avanti, che si incarognisce abbastanza, e sono penso neanche a metà comunque. Ha un sacco di trovate carine, per esempio il discorso del sistema di movimento, a questo fatto che quando tu hai sempre la squadra di tre personaggi, quando decidi di spostarti, delle cose che puoi fare è andare, se cammini sopra uno dei tuoi compagni lo usi come trampolino stile catapulta infernale, ed è una cosa che ti dà altri, come dire, altre caselle in più che puoi fare di spostamento all'interno del turno. Se passi sopra un nemico lo colpisci con una scivolata e anche quello ti dà spostamento in più. Se vai su un tubo fa quello che fanno i tubi in Mario, ti fa ripartire da un'altra zona, e anche lì esci dal tubo e hai altre caselle in più di movimento. Quindi ci sono tutte queste trovate sul movimento che sono fighe. Le cose che ti aspetti, il sistema di copertura, eccetera, l'evoluzione ad albero dei personaggi. Ha una cosa molto figa che puoi completamente ignorare, ma se vuoi giocare a livello un po' più profondo, e soprattutto se miri a prendere le valutazioni più alte in tutte le missioni, probabilmente devi fare per forza, ed è che lo sviluppo dei personaggi non è come dire, senza ritorno, nel senso che tu in qualsiasi momento puoi andare nella schermata col classico menu ad albero delle skill e resettare tutto. Riprendi tutti i punti e li metti dove cacchio vuoi, ed è una cosa ottima, perché ovviamente giocando anche su questo, le missioni, soprattutto se vuoi ottenere le valutazioni più alte, sono molto diversificate. Allora magari c'è la missione che devi essere velocissimo, resetti le skill e punti tutto sulla velocità, su Luigi che hai modificatori, puoi potenziare i modificatori che fanno andare più veloci gli altri e cose del genere. E quindi tu, teoricamente, ogni volta che affronti una missione, sulla base della mappa, della situazione, di quello che devi fare, puoi
azzerare e rimettere come ti serve nella situazione le skill dei vari personaggi, che ovviamente sono un mix di abilità attive, abilità passive, abilità che influenzano gli altri della squadra, abilità che rallentano, mettono in crisi i nemici, quindi c'è molta roba, sblocchi continuamente nuove armi, nuove cose che puoi fare, aggiungi personaggi al party, quindi oltre a esserci il fatto che ogni personaggio puoi azzerarlo e ristrutturarlo per la singola missione, comunque tu la missione la fai con tre, ma io già ne ho cinque o sei, non mi ricordo, e quindi la quantità di scelte diventa ancora più ampia, cioè è veramente ricco, se vuoi stare a perderti ti ci perdi, fermo restando. Giocarlo anche in maniera più dritta e dici vabbè, questi sono i personaggi, vado avanti. Tendenzialmente, perlomeno fin dove sono arrivato, non dico che lo fai senza sforzo, però mi sembra che puoi andare avanti anche senza impazzire su queste cose. Impazzire su queste cose è se vuoi giocarlo a livello top e pigliare tutte le azioni, eccetera. Che poi è come sono quelli belli di questi ibridi Mario sportivo, Mario Tennis. Sì. No, bello, veramente, veramente molto bello. Visivamente mi piace un sacco. Rispetto a Mario Odyssey, magari osa meno a livello stilistico, però è anche più uniforme, cioè nel senso, non ha gli alti e i bassi che ha estetici in Mario Odyssey. Secondo me è proprio bello, bello, bello. Se vuoi, banale come stile, nel senso, è quello che ti aspetti, ma neanche poi così banale, perché comunque hanno dovuto mettere assieme il mondo di Mario, il mondo dei Rabbids. Sono riusciti a rendere meno insopportabili le solite Rabbids. Veramente, quella è stata una grandissima vittoria. E ci hanno giocato benissimo, perché tutto il discorso delle fusioni fra cose del mondo di Mario e cose dei Rabbids, ci sono un sacco di gag simpatiche, i personaggi li sfruttano bene, le abilità dei personaggi sono giocate su come sono fatti i personaggi, sul fatto che, per dire la banalità, Luigi salta più in alto, come nei plat. Cioè gioca molto su queste cose qui, davvero 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 bello, figata, si merita tutte le lodi che ha ricevuto. E ne ha ricevute tante, tra parentesi. Pure italiano, finalmente. Il gioco dell'anno, per dirne una. Beh sì, assolutamente. No, un giocone di quelli proprio top, difatti una figata vedere anche, oltre gente appunto di XCOM che ne parla come copiamo noi delle cose da voi, cioè è fantastica, però bello, bello. No, e poi ecco una cosa, ci sono tanti, oltre al fatto che all'interno delle battaglie, delle missioni, se vuoi fare il figo puoi prendere valutazioni, poi c'è anche il mondo attorno alle battaglie, che è comunque una roba da esplorare, con segreti da trovare, cose nascoste, che a volte, che oltretutto non sono solo collezionismo, ma sblocchi sempre abilità, armi, cercando le cose nascoste in giro, quindi anche da quel punto di vista è carino. L'esplorazione, secondo me, alla fine a tratti diventa un pochino monotona, perché ovviamente non è un platform figo, ci sono semplici puzzle, cose del genere, però comunque, cioè, è anche un bello sforzo da quel punto di vista, è fatto bene, ecco. C'è qualcosa in più che dici, ah, c'è anche questo, figo. E che ci vuole in un mare. Sì. Paolo, vai con uno dei miei giochi preferiti dell'anno scorso, tra parentesi. Immagino sia Hellblade, allora. Immagini bene, esatto. Le due, perché l'altro lo credo che molte persone l'abbiano sentito. Hellblade, che è appunto l'unico gioco doppia, perché AAA non li ha toccati, che ho giocato, è dei Ninja Theory, che è un studio indipendente, ancora indipendente forse un po', inglese qui in Inghilterra, e che ho sempre seguito con un certo interesse, perché mi stanno simpatici. Ma se erano simpatici anche perché sono un po' sempre stati gli underdog, hanno sempre fatto questi progetti che per alcuni punti magari visivi o narrativi possono essere più interessanti del solito, ma che poi commercialmente non sono tradotti in grosse vendite. Hanno fatto Heavenly Sword, hanno fatto Enslaved, credo fosse, esatto. Poi hanno fatto DMC, insomma, stavo seguendo già per conto mio questo studio, hanno cominciato a pubblicizzare questo nuovo progetto del Blade, credo almeno 2 anni fa come minimo, con una serie di diari di sviluppo, e la prima cosa che hanno fatto vedere di questo gioco, io avevo le mani nei capelli, già mi avrei aggiunto Ninja Theory alla lunga lista di studio che avrebbero chiuso i battenti di lì a poco, perché era quanto di più generico potessi immaginare, una specie di God of War dei poveri. Però invece, mano a mano che guardano questi diari, hanno cominciato a introdurre varie tematiche, come
Psicosi, il setting comunque vichingo era abbastanza interessante, anche perché comunque avevo cominciato a guardare Vikings con la mia donna, quindi ero già in botta. E poi c'era anche una fase interessante, che il video editor dello studio, che è questa ragazza chiamata Melina, che era appunto la ragazza che stava mettendo assieme questi video diari, a un certo punto gli avevano chiesto inizialmente di fare da stand-in per la protagonista. Sì, non ti preoccupare, ti fai queste scene, poi chiameremo qualcuno, chiameremo un professionista. E poi alla fine si rese conto che probabilmente non c'erano soldi, ma sì, in secondo luogo, che non era neanche tanto male sta ragazza a fare il lavoro di attrice. Quindi è diventata l'attrice protagonista del gioco. E finalmente il gioco è uscito, l'ho comprato, mi capita di rado, me l'ho comprato il day one, proprio perché volevo aiutare la causa di queste produzioni medie, che finalmente stanno cercando di tornare, e non è neanche male come gioco, mi ha stupito piacevolmente da un punto di vista anche della produzione, che effettivamente se non avessi seguito tutta la vicenda di questo gioco, che appunto uno dei punti forse, i rischi stavano correndo era che stavano cercando di farlo sembrare un gioco AAA, ma con un budget non altrettanto vasto, diciamo, non avrei mai, il trucco sarebbe funzionato, come, perché non avrei detto che non, sia una produzione visivamente è tutto molto bello, e ci sono alcuni punti che sono spettacolari proprio, cioè proprio bello, bello, bello da vedere. Ci sono rimasto piacevolmente stupito. Ho visto ancora il video, ma non mi aspettavo un dettaglio grafico talmente elevato. E non so, sulla PlayStation 4 magari gira particolarmente bene, non so, comunque gira bene come gioco. E la storia è anche molto interessante, perché è, per fare la storia corta, è un gioco azione in terza persona, in cui c'è questa ragazza vichinga che è in una missione per cercare di salvare il suo amato, però i collectibles, per esempio, in questo gioco non sono cose di cui non ti ci pulisci di dietro, invece sono questi snippet, sono questi come si chiamano, raccontini brevi che fanno parte del folklore vichingo, che sono interessantissimi, e quindi ti trovi ad esplorare la mappa non tanto perché lo scenario è bellissimo, ma più che altro perché ti interessa proprio sapere come vanno a finire le varie storie perché io non so voi, ma la mitologia vichinga purtroppo non l'ho mai studiata da nessuna parte, per me era tutto nuovo. Il gioco in sé, tra l'altro, si gioca anche abbastanza bene. Il sistema di combattimento, capisco che qualcuno potrebbe anche essere, potrebbe anche non piacere, a me ha funzionato particolarmente bene, perché era abbastanza semplice. Esattamente come te, guarda. La cosa che mi è piaciuta di più è il feedback della pesantezza delle cose. Sì, sì. Cioè, te sei leggero, perché sei una ragazza leggera, e quindi i tuoi colpi sono veloci piuttosto che potenti, invece ci sono questi energumeri cattivi che ti cercano di sfondare la testa con queste clave, questi martelli enormi, e lo senti tutta la forza. E la più grande soddisfazione è quando riesci a fare, un po' come succede in Dark Souls e in altre cose, quando riesci a fare il contrattacco con la tempistica giusta, c'è un effetto visivo, un effetto sonoro, tutto si congiunge in un momento di estasi videoludica fenomenale. La prima volta che sono riuscito a ribattere un attacco nemico mi è rimasto impresso, è proprio una bella sensazione. Poi oltretutto, quando hai tanti nemici, diventa quasi una danza, per cui tu pari, colpisci l'altro, poi ritorni su quello, quelli che diventano invisibili fai in modo di rifarli diventare visibili tramite una mossa, cioè capisco chi dice che è un po' sempliciotto, perché se sei abituato a Bayonetta a fare mega pitch, cioè è proprio un tipo di gioco diverso. Qua io ho detto, c'è certa gente che l'ha stroncato e dice ma Bayonetta o che ne so, adesso altri giochi giapponesi dove combatti, fai 8000 combo, eccetera. Non è quel tipo di gioco, è tanta roba. Questo secondo me fa proprio bene bene quello che volevano fargli fare. Secondo me l'hanno fatto bene, sicuramente un altro aspetto del gioco l'hanno fatto egregiamente, il comparto sonoro è effettivamente qualcosa di sbalorditivo. Ora, per replicare, io fortuna vuole che non soffro di psicosi, però comunque, a quanto pare hanno cercato di replicare l'effetto. Ma a quanto pare c'è questo effetto, soprattutto da giocare con le cuffie, perché tutte queste voci, queste personalità diverse dello stesso personaggio di... non mi ricordo come si chiama. Tutte queste voci interne di Senua ti continuano a tormentare,
costantemente, guarda che è quasi faticoso. E mi sono stupito del fatto che non mi sono mai venuto a noia. Di solito quando i giochi tento di fare una cosa, quando c'è il companion che non sta mezzitto, io li odio quelle cose lì perché mi stanno sulle palle dopo 3 secondi. Eppure così ha funzionato perfettamente per quanto mi riguarda, perché continuavo a sentirmi oppresso da ste voci. Esatto. E non dico, ma perché? Sì, non ti sei mai, ti sei accorto che quei rari momenti in cui non c'è niente, c'è il silenzio, dici, cioè ti sembra quasi di respirare, no? Sì, ma in quel momento tra l'altro coincidevano con scenari particolarmente evocativi, sì, in cui c'era magari un bellissimo panorama da poter apprezzare senza essere appunto oppresso da ma ci sono anche stati momenti che dicevano cose che avrei detto io in quel momento, quindi è scritto anche particolarmente bene, sì, come sì, gioco. Sì, 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 sì. Magari gli enigmi, ecco, gli enigmi, se c'è da fare, sono che se ne possono fare tantissime. Gli enigmi a me sono piaciuti, secondo me sono ripetuti troppo spesso. Ci sono due tipi di enigmi, uno è sicuramente più riuscito di un altro, ma soprattutto io mi sono innamorato completamente di questo gioco a una delle boss fight contro il dio dei corvi. Sì, bellissimo. Cioè, già l'atmosfera è opprimente di suo, ma quando arrivi a questo boss fight arriva a livelli di oppressione, sì, sì, abbastanza, insomma, abbastanza importanti, ecco. E poi da lì, tra l'altro anche abbastanza all'inizio del gioco, da lì sinceramente non c'è stato mai un momento che è arrivato a quei livelli lì, però era... Sì, dimmi. No, che dura anche il giusto il gioco, nel senso che non dici mai che palle, non finisce più, boh. No, è stato assolutamente, sono contento di averci speso soldi, sì, al primo giorno, sono contento che a quanto pare hanno già recuperato i soldi della produzione, dello sviluppo, ben prima di quanto si aspettassero. Ora, onestamente, il finale secondo me, non lo spoiler ovviamente, però io spero che non rivisitino quel personaggio lì, ecco. No, ci spero, è finito. Però basta. Da un punto di vista commerciale avrebbe molto senso farlo, ecco. Comunque vedremo cosa si inventeranno. Comunque sono contento che non abbiano chiuso i battenti. Concludo dicendo questo. Io mai mi sarei immaginato, visto anche perché avevo letto comunque che era un gioco comunque sviluppato proprio solo da loro, quasi senza publisher, eccetera, che venisse fuori una roba del genere. Super stupido. Peraltro ne ho parlato quest'estate, che ci siamo trovati al mare con la mitica dottoressa Valeria, come ricorderete, fa la stessa Cervelli, e insomma anche lei mi ha confermato, adesso lei gli aveva accennato del gioco, poi però anche io mi sono visto poi tutte le, direi, dietro le quinte che ci sono in uno dei menu del gioco, e lei mi ha detto che tutta l'azienda che Ninja Theory ha contattato è l'azienda quella grossa d'Inghilterra che appunto fornisce fondi anche per gli studi per i vari ospedali psichiatrici. Quindi, è una roba, hanno fatto una cosa seria, veramente seria, dal punto di vista di cercare di mettere le psicosi nel gioco e far capire a noi che giochiamo, che non abbiamo psicosi del genere, cosa si può provare una persona ossessionata dalle voci. Cioè, è una roba abbastanza importante. Sì, sì. Bello, piaciuto anche a me, concordo. Bravo Paolo. Grazie. Bene, allora, Andrea, vuoi dire tu? Ok. Allora, Iconoclast, che esce il 23 gennaio e a embargo il 22 gennaio, ma tanto noi il podcast lo pubblichiamo come al solito martedì, che è il 23, e quindi perfetto. Quindi oggi è martedì 23, perfetto. Esatto. Allora, è un nuovo caso di gioco indie che sto poveraccio ci ha messo 10 anni. È un stavo curiosando nella storia, praticamente nel 2007 si chiama Joachim Sandberg, questo qua, che se l'ha fatto tutto da solo il gioco. Nel 2007 aveva fatto questo prototipo che si chiamava, cioè tipo c'è sul suo sito, Ivory Springs, però era solo un prototipo, ma meno male l'idea era già quella. E poi nel 2011 ha iniziato a lavorarci a tempo pieno, quindi sono 7 anni che ci lavora a tempo pieno, 10 anni che comunque vuole fare sto gioco in una forma. Come cazzo ha campato per gli ultimi 10 anni? Ricco. o magari a tempo pieno, però nel senso in realtà fa anche altre cose per campare, che ne so, fumato l'eredità. Ad ogni modo, l'ha finito,
lo dico, cioè ci sto giocando appunto, ed esce, esce su PC, PS4, PS Vita. Che cos'è? Sono veramente all'inizio, comunque ci ho giocato un'ora e mezza, tipo 2 ore. L'ispirazione è Metroid, Metroid Fusion, un sacco anche Wonder Boy 4, i Wonder Boy per Mega Drive, quelli fighi, sì. Un po' Metroidvania in fondo anche quelli, soprattutto come scelte estetiche di colore ricordano molto quei Wonder Boy lì. E quindi è quel tipo di gioco là, piattaforme 2D, esplorazione, un po' di combattimento, piccoli puzzle, abilità nuove da sbloccare, eccetera. Mi sembra avere un'impostazione anche molto incentrata sulla storia, che è abbastanza figa, devo dire, pur senza essere una di clamoroso. Lo stile è proprio da gioco di quegli anni, degli anni del Mega Drive, nel senso che anche se ha magari una storia che con cose molto drammatiche che succedono, ha questa caratterizzazione sempre un po' buffa, quei personaggi alla giapponese che si muovono in maniera, hanno caratterizzazioni un po' sceme, c'è cioè quello cretino, nei dialoghi, anche nei momenti seri, escono fuori le stronzate, proprio la classica cosa giapponesoide. E in pratica è ambientato in questo mondo distopico, futuro, passa tanto tempo fa, magari se lontano, non so, mondo con un governo oppressivo e di stampo molto anche religioso, in cui in pratica sono tutti convinti che se non fai quello che dicono i sacri dettami ti arrivano le punizioni, dove le punizioni possono essere che arrivano le forze governative e ti arrestano, ma poi o ti ammazzano anche, ma anche tipo ti casca in testa un meteorite. Okay. Si vede sullo sfondo la luna che è mezza distrutta e cascano pezzi di luna sulle case della gente, cioè questo genere di roba, e la gente poi è convinta che siano le punizioni divine perché non ha seguito i dettami, eccetera. E è tutto molto organizzato dal governo, nel senso che il governo decide i lavori della gente, tu fai questo perché questo serve, non sono cazzi, e la protagonista è tipo figlia di uno che faceva il meccanico in maniera, come dire, fuori legge, riceve in eredità questa sua giga chiave inglese e va in giro ad aiutare la gente, gli aggiusta le cose, la gente che non c'ha i soldi per pagare le riparazioni, arriva lei e gliele aggiusta. Ovviamente questo fa finire nei guai tutti, perché vengono beccati e lei viene arrestata, la famiglia che sta aiutando viene trucidata, e ti ritrovi in prigione, devi evadere, eccetera. La cosa carina della chiave inglese è che in pratica ovviamente è lo strumento con cui interagisci con i vari meccanismi, enigmi, eccetera. La usi per appenderti a cose e lanciarti al di là di piattaforme, la usi proprio, la fai giri i bulloni per attivare ascensori, aprire porte, cose del genere. Ci sono tutti questi sistemi interconnessi che devi attivare di qua e di là, sblocchi mano a mano nuove abilità. Poi c'è anche quest'altra cosa carina, che incontri personaggi che ti porti dietro, crei proprio delle mini squadre in base a come si sta evolvendo la storia. Ci sono passaggi in cui vai in giro con un personaggio o con l'altro e che ti aiutano durante l'azione, non li controlli tu, però ad esempio molto all'inizio incontri sta piratessa che ti accompagna, e quando affronti un boss con lei gli spara col fucile a pompa, e facendo cose che poi ti servono, perché spara col fucile a pompa facendolo ti protegge mentre tu stai mirando per colpire il punto debole del boss, questo genere di cose un po' articolate. Mi sta piacendo molto, è divertente da giocare, il sistema di controllo è figo, visivamente è molto carina, queste musichette molto, molto simpatiche, azzeccate. Ovviamente non posso dare un giudizio completo perché appunto non penso di essere neanche a metà, anche se non so quanto duri effettivamente, se sia una roba immensa alla Metroidvania, quelli super hardcore, o se sia invece un gioco relativamente breve. Ci ha lavorato 10 anni, quindi magari un po'. Tra l'altro c'è tipo a poco più di 30 anni, quindi ci ha lavorato per un terzo della sua vita. infatti, tra l'altro leggevo un'intervista, forse su Destructoid, non so, dove diceva che l'ha sviluppato in maniera sequenziale, nel senso proprio è partito dall'inizio e mano a mano sviluppava andando avanti verso la fine, quindi mano a mano anche scrivendo la storia, ovviamente poi mettendoci 10 anni ha finito per tornare a modificare cose che aveva fatto all'inizio. Però il fatto che l'ha scritto mano a mano andando avanti nell'arco di 10 anni, dice, fa sì che la storia si sviluppi in una maniera un po' bizzarra, nel senso che
segue un come cazzo di cane. Diciamo no, cose. Quello può essere, non lo so, lo so proprio, no, però dice a livello di tono, il tono si evolve come sono cambiato io, quindi all'inizio è molto più zuzzurellone il gioco e più vai avanti più diventa drammatico e deprimente. Molto bene. Certo che 10 anni, ragazzi, ma cosa vuol dire nel frattempo la vita. A me sta piacendo molto. Tra l'altro, effettivamente mi è venuto in mente che io avevo provato una versione alfa nel 2013. Mm. Madonna. E ho finito questo gioco 5 anni dopo. Giochi la versione definitiva. Bene, bene, bene. Allora, lascio, poi dopo Paolo ti lascio per ultimo, parlo proprio 30 secondi di GT Sport, di Gran Turismo Sport, che l'ho comprato dopo aver giocato alla beta che mi ha fatto proprio schifo, lo dico apertamente. Okay. L'ho comprato per via di sconto, perché tutto sommato era il ventennale di Gran Turismo, ho detto ma vuoi non dare dei soldi, visto che ti dai tutte le sante volte. La risposta normale serve no. Esatto. Comunque... E invece, forse proprio perché mi aspettavo, perché secondo me la beta era proprio brutta, nel senso ho sentito più gente che gli ha fatto schifo, poi il gioco invece l'ha apprezzato. E invece il gioco a me è piaciuto molto, perché è un gioco dove almeno appena uscito bisogna dire che a me la cosa non ha dato fastidio perché sapevo che andavo incontro, ma era molto scarno come modalità disponibili, perché c'era una serie di modalità, diciamo, di training che ti permettevano di impratichirti, però comunque l'ottica è l'online. E l'online a me, io non gioco mai online, mi ha preso e c'è veramente il gusto di guidare, perché Polyphony ha messo questa... il problema dell'online nei giochi di guida, come in tutti gli altri, cioè, ma soprattutto nei giochi di guida, è che ci sono le teste di minchia che ti vengono contro mano, fanno cose del genere, no? Cioè, se tu vuoi gareggiare come si deve, è quasi impossibile. Se no, o vai nelle stanze private di Assetto Corsa, ti abboni ai racing, queste cose qua. Invece Gran Turismo a me Sport ha un sistema di penalità e di promozioni, per cui se tu fai un po' in troppo il minchione, vieni penalizzato e corri con la gente come te, quindi, chiona come te. Esatto, quindi c'è puoi avere ci sono varie categorie, vari voti, quindi A, B, C, c'è anche la S, mai visto, e quindi più guidi bene, più fai le traiettorie giuste, meno vai a sbattere con gli altri, meno fai lo scemo e mantieni una categoria più alta. Ci sono due diverse tipologie di categorie, una proprio del fair play, chiamiamolo, e uno invece della tua bravura, nel senso quanti piazzamenti buoni riesci a fare, quindi sarebbe primo, secondo, terzo. E questa cosa ti permette comunque, quando riesci ad arrivare a categoria B o A, di combattere con gente che quando fai la staccata nella curvona gomito dell'ultimo giro, non è che ti chiude, ma magari ti fa passare, perché poi lui si incrocia la traiettoria e tenta di risuperarti subito dopo. Quindi c'è anche una certa soddisfazione a gareggiare con gente del genere. Purtroppo, come tutti i sistemi di questo tipo, non è perfetto, perché a volte capita che qualcuno ti tiri una tamponata clamorosa, tu finisci fuori pista e vieni penalizzato tu e non lui. Però nella maggior parte dei casi comunque gareggi con della gente assennata, e la vedi la differenza quando inizi ad andare giù di categoria, perché sono quelli che tagliano le curve, ti sbattono fuori. Se tu ti mantieni sempre tranquillo, magari fai due o tre gare senza voler proprio strafare, ma ti mantieni lontani dalle altre dalle ruote degli altri, riesci. Poi vabbè, con l'andare dei giorni hanno fatto dei DLC gratuiti, per cui hanno aggiunto alcune macchine, hanno aggiunto le modalità di gioco offline in single player in modo da accontentare un po' tutti. Secondo me il vero difetto di Gran Turismo Sport è che mancano le piste, proprio quelle fighe, però boh, magari le aggiungeranno in futuro. Però graficamente è mostruoso. Il sonoro delle macchine, che è sempre stato uno dei talloni d'Achille di Polyphony, è un po' migliorato, non è che sia al massimo, cioè senti Project Cars 2 è tutta un'altra vita, però Project Cars 2 io l'ho giocato, porto le palle clamorosamente. E la cosa bella è che in questo modo, col fatto che loro ti incentivano a non battere contro gli altri, non hanno dovuto neanche migliorare
sistema di collisione, fa cagare come no, sono più furbi perché se ah, vuoi fare le collisioni e noi ti penalizziamo. Quindi, segnalata. A me sta piacendo molto, ci faccio una gara ogni tanto, poi le gare ufficiali via. L'hai provato in VR? Hai VR? Non mi ricordo. No, non ho il VR. Difatti volevo chiederti questa cosa perché ho letto che ho visto dei video e chi l'ha provato, quando io ho provato Drive Club, come dicevo prima, a parte il fatto che volevo strapparmi la testa dopo 10 secondi, però quello che ho notato subito era il downgrade grafico, per ovvi motivi, no? Nel senso, oddio, se ti giochi Dirt Rally fanno sempre l'impressione. No, però era Drive Club, proprio ho notato la differenza tra il gioco. Esatto. Invece pare che Gran Turismo Sport hanno si può giocare solo in due macchine, nota, però comunque c'è la qualità grafica che devi avere, insomma, probabilmente, però vabbè. E ci credo, con due macchine in pista. È come le collisioni, non le fate le collisioni, vi prego, non le fate, vi penalizziamo tanto, non serve un cazzo, basta. Questa cosa che rilasciano i giochi senza contenuti, niente, devono morire male, scusa, cioè basta. Però questo era nato, difatti non c'ha un numero, questo non è Gran Turismo 7, questo è Gran Turismo. Questo era pensato per l'online e quello lo fa benissimo, secondo me. Poi il resto, cioè della Clubman Sport Cup, ma a me non me ne frega più niente dopo 20 anni di farmi le gare con la decappottabile della Mazda, perché puoi fare gare solo con la decappottabile della Mazda in quella gara lì, no, basta. Cioè, per me poteva anche non esserci il single player in questo caso, però vabbè, comunque, carino. E invece questo Datawing, cos'è? È un gioco su iOS, ma anche su Android, credo, che ho scoperto perché ogni tanto mi capita di andare nell'App Store e cercare con le keywords, con le parole chiave, qualche gioco tipo metto Diablo, scrivo, no? Perché magari voglio qualcosa simile a Diablo, metto qualcosa, FIFA, quello che sia, no? E ho scritto, un giorno mi era appunto vaghezza di giocare a qualcosa tipo Wipeout, allora ho scritto Wipeout. E ci sono una sfilza di cloni di Wipeout, come spesso accade, e poi c'è sto Datawing, che... Se lo vedete, è un gioco dall'aspetto molto minimalista, perché sei un triangolo. È un po' come Thomas Was Alone, come cavolo si chiamava? Sì, Thomas Was Alone. Sì. È un triangolo, quindi già mi chiedo cosa cavolo c'entra un triangolo con Wipeout. Però mi incuriosisce abbastanza, lo scarico perché è gratis. Ma non è gratis tipo free to play, no, è gratis. È un gioco vero e proprio. Non particolarmente lungo, ma neanche particolarmente corto, che è gratis, perché questo qui, buon'anima, questo tale Dan Vogt, non so come si pronunci, è un o australiano o neozelandese, insomma, oceanico. Scusa, ti faccio solo questo appunto, in realtà avevo visto un tuo tweet qualche tempo fa che avevi scaricato questo, me l'ho scaricato io e vai avanti perché sono d'accordo con te. Non gli avrei dato due soldi bucati, però è un gioco... gratis, ma senza paywalls, cosa, proprio perché si vede che voleva un po' di karma positivo dalla sua parte sto ragazzo, non lo so, o per farsi, comunque credo abbia funzionato come scommessa, che credo adesso sia abbastanza non famoso, ma comunque qualcuno lo conosce adesso sto gioco. Comunque è un gioco di un triangolo, chiaramente sei un po' di stile Tron, sei all'interno di questo sistema, non sai ben perché, e c'è questa intelligenza artificiale che ti comanda a destra manca, ti fa fare cose, ti manda perché è un, avrei dovuto menzionarlo subito, scusate, è una specie di gioco di corsa in pratica, sei un triangolo che deve correre attraverso un corridoio, combattendo, diciamo, la gravità, perché hai soltanto due tasti, cioè due dita, puoi sterzare verso destra, sterzare verso sinistra, e devi cercare di evitare, l'accelerazione è in automatico, di cercare di evitare le pareti, perché se becchi le pareti ovviamente ti rallenta, ma la cosa geniale, secondo me, la scelta di design migliore, è che se invece riesci a fare il pelo alle pareti, aumenti velocità. Sì. È come se le barriere del livello fossero dei canali iperveloci, quelli di Wipeout di Mario Kart, no? Però devi essere a pelo barriera, il vero bordo del livello, e all'inizio non devi farlo, all'inizio è importante, non è una cosa che ti può preoccupare, quella di non sbattere troppo contro le pareti e riuscire ad arrivare alla fine livello, ma più in là che vai ci sono anche delle sfide a tempo in cui devi completare il livello un determinato numero di secondi, e lì diventa fondamentale che tu riesca a
appunto fare il pelo alle pareti, che poi comunque ci sono questi grandi curvoni che puoi fare una specie di effetto slingshot, fionda, che riesci a prendere ancora più velocità e cose varie. C'è addirittura, ci ha pure messo una storia dentro che è piuttosto interessante, se devo essere sincero, perché capisci piano piano, capisci cosa sei, cosa ci fai lì dentro, perché questa cosa rappresenta questo triangolo. Ma è soprattutto la gioia di quei giochi lì, tipo Trial HQ, no? O HD, come si chiamava, sono quei giochi che si basano tutti sulla fisica e quanto tu sia bravo o meno a riuscire a combattere, a averla meglio su di essa, ecco. E poi quando raggiungi certe velocità è anche abbastanza emozionante, perché insomma c'è questo flusso di dati visivi che comunque devi tenere sott'occhio. Però sì, è un gioco che dall'aspetto io non gli avrei dato due soldi, perché non ha una grafica particolarmente apprezzabile, però invece poi con più là che vai capisci che comunque, nonostante non artisticamente sia molto, molto basico, ha un certo fascino, anche soprattutto perché è basico, perché comunque non è uno stile scrauso, ma è basico ma con una certa coerenza di fondo. Ecco. No, sì, è stiloso. La cosa, c'è una colonna sonora, niente male, tra l'altro, ma la cosa più divertente è questo senso di velocità e questo senso di soddisfazione che ottieni riuscendo a migliorare te stesso quando cerchi appunto di fare il giro perfetto, perché appunto sei riuscito a calibrare le curve in modo per fare questo per pennellare le curve, come direbbe mio babbo. E comunque poi è gratis, quindi che cazzo volevi? No, molto carino. Credo ci sia, no, c'è anche per Android, vedo, perché una volta era solo per Apple. Sì, no, c'è anche per Android. Sì, molto molto carino, concordo. E infatti poi quando poi ti prendi mano ti trovi proprio a pennellare le curve a una velocità pazzesca, come se, come i Wipeout, che all'inizio inizia a sbattere da tutti. Sì, poi alla fine ho capito perché la keyword era Wipeout, perché effettivamente c'è un che di Wipeout. Sì, c'è. Dove che Wipeout cerchi di evitare le pareti, qui invece ci vai di... Però non devi proprio fargli il pelo, proprio come dicevi tu, proprio sfiorarle in modo da avere la spinta tipo fionda. Però sì, esattamente. Molto, molto carino. Poi questa vocetta che ti rompe i coglioni, tipo il robot di... Sì. Non si deve fare questo. No, molto carino, concordo. Bene, allora, quindi direi di andare, grazie dei giochi, e andiamo al consiglio. In sostituzione verrà proiettato l'immortale capolavoro del maestro Sergei M. Einstein, la corazzata Kotionkin. Paolo, inizia tu, dai, vai. Io ho un problema col primo consiglio, il film è Your Name. Sì. È un film animazione giapponese di tale Makoto Shinkai, che immagino sia famosissimo, ma io purtroppo sono anni che non mi affaccio all'animazione giapponese, quindi potrebbe essere... Non è famoso a livello Miyazaki, okay. Però se sei uno che segue queste cose, sì, è abbastanza famoso. E fra l'altro proprio Your Name ha avuto un successone in America, e quindi proprio con sto film è diventato forse anche più conosciuto fuori dagli appassionatissimi. Io ho dai tempi di Paprika di Satoshi Kon che non seguo più, però effettivamente sono contento di essermi riaffacciato all'animazione giapponese. Il problema che ho di questo film è che meno uno sa di questo film e più se lo gode. Perché io me lo sono visto proprio sapendo niente. Quello che ho fatto io è, sapevo che era un film di successo, avevo voglia di rivedermi un po' l'animazione giapponese per vedere che passi avesse fatto indietro avanti, che fosse, e ho visto il poster. Pure io forse ho visto così, senza sapere una fava. Forse che ci fa presupporre che sia una storia d'amore adolescenziale, ho detto perfetto. E sinceramente, se a voi non dispiace, cercherei di tenerla il più possibile su queste linee. Perché se davvero, cioè, questo film funziona se... Immagino che funzioni lo stesso, ma funziona così tanto e così bene. L'emozione che provi seguendo la storia di questi due personaggi... Senza sapere nulla, secondo me è priceless, come la pubblicità della Mastercard. E quindi se vi fidate, o se non vi fidate del mio gusto cinefilo, cinematografico, non guardatelo, ma se vi date, guardatelo, perché l'animazione è splendida, veramente, finalmente un coso di animazione dove se c'è la computer grafica io non l'ho notato, e comunque non c'è quegli odiosi modelli 3D poligonali cheap a bestia che ti mettono, non c'è nulla di tutto questo. Beh, dai, si può dire che è un po'
ha un po' di commedia, un po' di storia romantica adolescenziale, sì. E anche un po' di melodrammone. Sì, quello che quella cosa dire... che dicevo prima anche del videogioco di Iconoclast, quel mescolare scemenza e momenti super sì. seri, drammaticissimi, eccetera. Comunque era dai tempi, e questo non è uno spoiler perché non c'è assolutamente un cazzo in questo film, era dai tempi di Video Girl High che non mi emozionavo così tanto per una storia d'amore. Ma ripeto, non c'entra assolutamente un cazzo in questo film, non, perché ci tengo a che le persone è piaciuto molto anche a me, devo dire, anche se la parte, di nuovo, non entro troppo nello sì. specifico perché non vuoi e quindi non ti scavalco, però diciamo, anche se sicuramente la parte finale è molto bella perché è quella più emozionante, a me forse è piaciuta di più la parte iniziale perché è quella più particolare per come racconta quello che succede, è un po' più sperimentale come montaggio, come struttura delle cose, è più fresca, più strana, e poi diventa forse un po' più lineare come tipo di racconto, anche se però poi diventa anche figo a livello emotivo e quindi rimane bello. Concordo appieno, senza dire altro, ma sì, ci ritrovo dentro. Vorrei ricordare che l'anno scorso è stato al cinema in Italia per ben sì. 3 giorni. E poi ci è tornato, è stato uno di questi eventi da 3 giorni, è stato uno di quelli di particolare successo, l'hanno ributtato fuori per altri 3 giorni, tipo dopo un mese, credo. Però purtroppo ad oggi non è disponibile in nessuna piattaforma di streaming. Beh, ma penso perché probabilmente è uscito in Blu-ray o roba del genere. No, l'ho visto su Amazon Prime io, ma quello non avrei mai visto. Ma tu proprio no, l'hai visto su quello inglese? Non c'è la stessa no, roba. No, per un momento pensavo che fossero. Cioè, avete guarda. Teresa May, ecco. Adesso non rompere i coglioni. Oh, God. è uscito il DVD e il Blu-ray, ecco. Okay. Beh, ma anche perché questi eventi al cinema sono fatti da Dynamic. Sì, che fa Blu-ray e DVD, cioè loro lo fanno uscire al cinema per 3 giorni e poi probabilmente dopo 5 sì. minuti fanno uscire il DVD e il Blu-ray. Sì, no, mi stupisce che non ci sia su iTunes, per esempio, perché questo è tipico, di solito. Comunque il Blu-ray ha 16,79€, molto bene. Possibilmente guardatevelo prima che, credo, J.J. Abrams rifaccia il remake o quello del genere. Insomma... con il lens flare, con sì. devo dire, poi, sull'onda di questo, hanno fatto un evento al cinema 3 giorni in Italia di un film precedente di Shinkai, Oltre le nuvole e il luogo promessoci, che è abbastanza simile nel senso particolare come... cioè in realtà non è che c'entri sì. molto, però c'è quella cosa un po' commedia, un po' dramma, un po' fantascienza. Questo qui, Oltre le nuvole, perché è ambientato in uno strano mondo alternativo, diciamo. Secondo me è meno bello, si vede che era più tipo giovane, oh sono figo, guarda che idee, guarda che... sì, però qua non ho capito che cazzo sto dicendo. la gioventù. Bene, io invece mi sto guardando su Netflix Star Trek Discovery, e devo essere... allora, io non sono un trekker assolutamente, però ho visto le varie serie, non tutte, ho visto i film, anche quelli nuovi di, appunto, del nostro super amico JJ, e devo dire che questo Star Trek Discovery, nonostante i primi 2 episodi che sono il pilota, che sono un po' una palla, nel senso che... veramente esageratamente pesanti, lenti, però la serie mi sta piacendo, è una serie di quelle, al contrario di molte altre serie di Star Trek, è una storia unica, non sono puntate autoconclusive, assolutamente no, è una serie moderna, diciamo, da questo punto di vista. Concordo con chi critica questa serie dicendo che in realtà non potrebbe anche non essere uno Star Trek, sono d'accordo, nel senso che non c'è quella esplorazione, non c'è quella parte lì, ambientato l'universo di Star Trek probabilmente perché gli fa comodo, è ambientato come periodo temporale prima della serie classica e dopo Enterprise, in mezzo sta, anche se ovviamente è tutto fichissimo, le astronavi sono fichissime, e oltretutto si vede che i soldi ce li hanno messi, perché anche gli effetti speciali, tutte le parti pubblicitarie, è proprio di alto livello. E l'altra cosa che è molto poco Star Trek è che non c'è neanche un grammo di ironia, sono tutti perennemente incazzati, è tutto un dramma, è il Klingon, è, mamma mia che disastro, è la fine del mondo... però la storia è bella, i personaggi sono bravi,
la Discovery, cioè questa, che è la nave appunto da cui prende il nome della serie, ovviamente una solita sfiga nave della flotta stellare, quindi a forma Enterprise, col discone e i due motori dietro. Peraltro la cosa che la fa particolare è che ha un sistema di propulsione super segreto, che è il fulcro di tutta la serie, però boh, secondo me... Sarà alimentato da carne umana, come... non lo so, non l'ho mai visto, ma immagino diciamo qualche... che sì, oddio, è una trovata un po' così. No, nel senso, preso, mi scuso, No, nel senso che pubblico. È una trovata dove devi, come dire, vabbè, io me la faccio andare bene, vabbè, così. Però l'hanno contestualizzata abbastanza bene, diciamo. Carino, da, se non, non c'è proprio nient'altro da vedere e mi piace la fantascienza, secondo me. Ecco, non so se avete visto The Expanse. The Expanse è, ha un budget molto più basso ed è magari un po' più avvincente come personaggi. Qua invece è proprio da, ti metti tranquillo sul divano, ti parli, ah, gli astronavi, Klingon, Star Trek, yeah, basta. Niente di eccezionale, però neanche brutto. Secondo me vale la pena. Basta. E Andrea, Runways. Allora, Runaways, il telefilm, è una nuova serie TV di Hulu, che negli ultimi due anni si è lanciata, credo che la prima cosa grossa che hanno fatto sia stata quella, la miniserie tratta da Stephen King, quella del viaggio nel tempo. Quella 22-11, esatto. Sì, quella di... Quella lì, e insomma hanno avuto grosso successo anche di critica con The Handmaid's Tale. Sì. Questa Runaways è, per il momento l'hanno data su Hulu in America, non credo sia stata ancora presa da nessuno in Italia. È una serie Marvel, quindi è ambientata nell'universo cinematografico Marvel, anche se non ci sono... collegamenti, almeno ho visto le prime 7 puntate, sono 10, non ci sono collegamenti, perlomeno fino ad ho visto, netti, nel senso è ambientata in quel mondo lì, però non è tipo le serie Netflix che tutte dicono, ah sì, a New York sono arrivati gli alieni sì. E quindi sono tutti incazzati neri, fino a qui proprio non vengono mai, o in Agents of S.H.I.E.L.D. fanno sempre la battutina, ah c'è il dio del tuono, no, qua per il momento non c'è nessun tipo di accento, però è ambientata in quel mondo lì, ed è ispirata da una serie a fumetti che era del, a più di tipo di 15 anni fa, che si chiamava Runaways, che era stata ideata da Brian K. Vaughan, che è quello che ha scritto due fumetti splendidi, Y, l'ultimo uomo, che è della Vertigo, e Ex Machina, che invece è di Wildstorm. Parentesi, se non li avete letti, recuperateli, perché sono okay. Y, l'ultimo uomo, è tipo, sono morti tutti gli uomini del pianeta tranne uno, tutti gli esseri di sesso maschile muoiono all'improvviso. Ah, l'ultimo uomo in quel senso proprio. Esatto, però ci sono le donne. e invece Ex Machina è su un politico, il tipo è il sindaco di New York, ex supereroe, ma non in un mondo di supereroi, tipo lui era l'unico. E adesso fa il sindaco, è tipo tutta una storia di politica, intrighi, ma molto molto figo. E che lui ha il rimpianto che quando c'è stato l'11 settembre è riuscito a salvare solo una torre col suo zaino da supereroe. Vabbè, comunque. Quelle lì sono le due serie forse più famose che ha scritto. Questo Runaways cos'è? Cos'era il concetto? Che viene ripreso quasi alla perfezione della serie TV. Era ambientato nell'universo Marvel, quindi pieno di supereroi, divinità, mutanti e sa Dio cos'altro, però a Los Angeles. Siccome bizzarramente i supereroi Marvel stanno tutti a New York, era in un posto dove bene o male non ce n'erano di supereroi, e raccontava di questo gruppo di adolescenti, ragazzi insomma, che si conoscono tutti, sono tutti amici perché le famiglie sono amiche. Una sera sono a casa di uno, non mi ricordo la dinamica di preciso, comunque sono tutti assieme a casa di uno di loro, cazzeggiando nello studio del padre, per caso attivano un passaggio segreto, vanno dentro. E quello che trovano nel sotterraneo è che i loro genitori tutti assieme stanno facendo una strana cerimonia nella quale sacrificano, fanno un sacrificio umano. In più nel fumetto li vedono anche in costume, nel senso scoprono che i loro genitori sono tutti super criminali, pronti per andare a combattere con Iron Man, Uomo Ragno e Capitan America. Ovviamente poi la cosa prende tutta una svolta... tensione, dramma, cazzo ci beccano, alcuni di loro, i ragazzi, scoprono di avere poteri, altri uno è solo molto intelligente, hanno
varie cose particolari, e la serie era molto molto bella. Poi la serie si è un po' persa, nel senso, quando Vaughn l'ha lasciata, per un po' ha scritto Joss Whedon, per un po' Terry Moore, quindi anche gente brava, ma secondo me si è persa, e il fumetto, cioè proprio i personaggi di Runaways sono un po' scomparsi nel sottobosco Marvel. Ovviamente adesso, siccome c'è il telefilm, hanno lanciato una nuova serie anche a fumetti, perché che fai, non... le sinergie, però non so come sia, non l'ho letta. Il telefilm cosa fa? Fa la stessa cosa, cioè parte da quel ciclo lì, e quindi è ambientato nell'universo cinematografico Marvel, che comunque già in partenza ci sono molti meno supereroi che nel... cioè è un mondo in cui sai che sono arrivati gli alieni, sai che c'è Iron Man, quindi non devi giustificare il fatto che si vedono cose strane, poteri eccetera, però comunque non è, per dire, non ci sono i mutanti, non è come nei fumetti che dovunque ti giri salta fuori uno che spara i raggi laser, è un po' più terra terra come situazione, e comunque c'è anche qui il fatto che a Los Angeles, insomma, i film visti, sono tutti là a est, a Los Angeles non succede mai un cazzo. Sì. E in più un'altra cosa che hanno cambiato è che i genitori dei ragazzi non sono super criminali, sono gente normale che però fa questo, non si capisce bene perché, fa questa sorta, li beccano comunque a fare questa strana cerimonia alla fine della quale ammazzano un ragazzo, e quindi da lì parte comunque poi più o meno la stessa situazione, e i ragazzi, uno scopre di avere dei poteri, uno c'è un'altra roba. Per quello che mi ricordo è molto fedele a livello estetico, complice anche il fatto che comunque sono ragazzi, non è che hanno i costumi, sono identici, pettinature, diciamo, la stessa maglietta, però sono vestiti da persone normali. E è molto bello, è molto curato a livello estetico, di regia, a livello visivo, fotografia, molto bella tra l'altro la colonna sonora. Gli attori, il cast è molto in parte, sono affiatati, sono bravi. Tra l'altro fra i genitori c'è qualche vecchia conoscenza di diverse serie TV, tipo c'è quella che faceva la donna di Jack Bauer nelle ultime due stagioni di 24, c'è Spike di Buffy, ci sono vari tizi, volti noti. E perché è bello? Perché comunque non è sostanzialmente una storia di supereroi, nel senso che sì, ci sono cose strane, c'è uno che fa le magie, un altro che scopre di avere dei problemi, però si vede poco questa cosa, è molto più una storia adolescenziale di questi che sono la classica cosa, no? Adolescenti che stanno crescendo, stanno cambiando, eccetera. Ci sono un po' toni da commedia, un po' toni drammatici, ovviamente sono in questa situazione allucinante che scoprono che i loro genitori ammazzano gente e non sanno perché, vogliono capire, allora cercano di infiltrarsi, di capire cosa stia succedendo, quindi c'è anche una bella tensione, e gioca molto bene secondo me su il fatto che comunque sono i loro genitori, quindi sono dei ragazzini, sperano che ci sia un motivo, non vogliono che i loro genitori siano delle merde e quindi c'è anche un po' quella tensione che viene sfruttata molto bene, gioca molto anche sul farti vedere che magari c'è quello che aveva un rapporto teso col padre, ma proprio in questa situazione finisce per riscoprire un rapporto col padre, e quindi a maggior ragione spera che suo padre non sia tra virgolette cattivo. È molto carino come gioca su questa tensione qua. Poi comunque è una serie Marvel, e quindi a un certo punto c'è il dinosauro, quello che fa le magie però no, davvero, davvero sfizioso. Ripeto, mi mancano ancora 3 puntate della stagione, non so come si concluda, ho visto che è stata rinnovata per una seconda stagione, però bello, mi è piaciuto molto, devo dire merita, se si vuole dare un'occhiata. Non è la classica, cioè se incuriosisce come spunto, comunque non finisce per essere la solita roba Marvel di supereroi, sia come tono che come estetica che come tipo di racconto, è diverso abbastanza, non è una rottura di coglioni come le serie Marvel consiglio insomma di dargli una chance, mi sembra che meriti abbastanza, ecco. Bene, bene. E Paolo? Sì, io ho letto un libro che come mi capita spesso, no, che nel senso mi capita spesso, non è che lo leggo, e si chiama Blood, Sweat and Pixels, di uno dei contributori di giornalisti di Kotaku, Jason Schreier, pronunciare il suo cognome, Schreier, può essere Schreier. Ed è abbastanza famoso, almeno all'interno di quelli di Kotaku, perché quello di solito è uno dei, che solito quello che fa più giornalismo investigativo, diciamo. Credo uno degli ultimi suoi pezzi lunghi fosse quello del perché avessero cancellato, annullato il progetto di Star Wars, quello single player, sì. Di Visceral,
era Visceral? Sì. È palesemente poi, quello che sa dove non sono nascosti tutti i cadaveri, altrimenti non si spiega perché raccontano tutto a lui. Sì, esatto. Deve avere un passepartout abbastanza efficace. E comunque, lo leggo di solito volentieri, perché comunque scrive discretamente bene. Poi quello che viene a galla è sempre interessante, soprattutto perché comunque ho un passato nell'industria per quanto riguarda il controllo della qualità. E di cosa parla il libro? Probabilmente il libro è una serie di un libro diviso a capitoli. Ogni capitolo parla di un progetto diverso, un progetto più o meno travagliato, di cui lui è appunto entrato in possesso di varie informazioni che immagino non siano di pubblico dominio, o comunque magari non tutti conoscessero. C'è un capitolo su Destiny, c'è un capitolo su The Witcher 3, c'è un capitolo su qualcosa di EA che adesso mi sfugge, Inquisition, Dragon Age Inquisition. Ed è interessantissimo perché comunque parla, spesso riesce a parlare con il creatore, o Stardew Valley, cioè anche giochi indie. Per esempio Stardew Valley è interessante perché questo ragazzo praticamente ha fatto tutto da solo, ha lavorato orari impossibili e non so quanti sacrifici abbia dovuto fare per fare questo gioco, semplicemente desideroso di poter finalmente fare un gioco a cui voleva giocare lui. Gli dispiaceva particolarmente che nessuno facesse più giochi come Harvest Moon e lui ha detto ok, me lo faccio da solo in pratica. E poi ci sono storie anche comunque di progetti più grossi come Destiny, che comunque poi c'è vari progetti che finiscono male perché comunque più studi si cominciano a collaborare insieme e le cose non funzionano. Cioè ti apri gli occhi, io non so immaginarmi quanto possa aprire gli occhi a persone che non hanno mai lavorato in industria. Ha aperto gli occhi a me, che comunque ci ho lavorato, quindi immagino che l'effetto sia ancora più efficace con persone che comunque magari sono limitate soltanto a giocare ai videogiochi piuttosto che a lavorarci dietro le quinte. È un libro bellissimo, che ti fa apprezzare il processo che viene richiesto, i sacrifici umani, non soltanto di denaro, che sono necessari perché un gioco, che sia AAA o che sia indie, riesca a finire nelle vostre mani. Non credo che curi il troll là fuori, continueranno ad essere trolls, però davvero ci sono anche delle storie abbastanza toccanti e in genere ti fa capire quanto amore ci sia per questa nostra arte che qui, no, qui dedichiamo così tanto tempo, ma anche un amore che appunto da parte di chi crea questi oggetti del desiderio. E le storie sono così avvincenti che io praticamente mi sono fatto una lista perché credo aver comprato almeno metà dei giochi di cui parla all'interno del libro, perché mi sono sentito più vicino a queste persone e capisco le difficoltà che hanno avuto, e nel mio piccolo comunque mi ci sono ritrovato molto, mi ha fatto capire che forse allora Rockstar non era, cioè ci sono tante ditte che lavorano come Rockstar, alla fine non è soltanto una sola. E quindi se vi interessa, ma tra l'altro guardatevi la lista dei capitoli, che magari potrebbe esserci proprio il libro, un gioco che vi interessa particolarmente, capirete perché magari è uscito in un certo modo piuttosto che in un altro modo. Ma se in più in generale vi interessa sapere cosa può succedere dietro le quinte, la lettura è in inglese, non so se l'hanno già tradotto, forse no. Comunque, non lo trovo in italiano, però... sembra che fosse invece particolarmente difficile, comunque sinceramente. Se riuscite a leggere Kotaku, riuscite a leggere questo libro in pratica. Però davvero vi apre gli occhi su un sacco di progetti interessantissimi e magari vi fa interessare a giochi di cui prima non mi sarebbe potuto fregare di meno, ecco. Semplicemente perché le persone coinvolte in questi progetti sono persone interessantissime. E soprattutto se le cose vanno male non è che perché i publisher o i developer stessi siano gli stronzi dentro, ma perché certe volte ci sono una specie di... si trovano una sequenza di fatti sfortunati che combaciano allo stesso punto e creano questa tempesta perfetta di sfighe clamorose che portano i giochi a soffrire e le persone insomma a perdere il lavoro. Tra l'altro c'è un sacco di racconti su persone che perdono il lavoro, quindi non è una lettura felice, ma una lettura che secondo me a fine lettura ti fa apprezzare di più l'industria, ecco. Di meno sicuramente non te la fa apprezzare, mettiamola così. Magari ti fa apprezzare meno certi personaggi dell'industria. Sì, non ci sono grossi villains, non ci sono grossi cattivi che emergono dalla lettura, sono un po' tutti unsung heroes e geni incompresi, però è interessantissimo davvero, ti fa piacere.
Bene. Sto leggendo una recensione su Amazon Italia, consigliatissimo, scritto molto bene, pieno di curiosità interessante, attenzione, è in inglese, quindi così, se non avessi capito dalla copertina che è tutta in inglese. Credo che stia avendo un discreto successo, quindi magari ci sta che insomma qualcuno si prenda la briga di tradurlo. Ecco. Audiolibro, tra parte. Bene, allora io chiudo con, rimanendo sempre nell'ottica Star Trek, con The Orville, che è praticamente il progetto. Seth MacFarlane, il creatore di Griffin, di Ted e di qualche altra roba, ha sempre voluto fare una serie spaziale, e lui avrebbe voluto tantissimo partecipare a Star Trek, ma visto che non l'hanno mai cagato di striscio, okay. Adesso non mi ricordo se è andato alla Fox, forse alla Fox, ha detto, ma io vorrei, ho questo progetto, solo che non me lo fanno fare con noi Star Trek, chiamalo The Orville. Hanno fatto praticamente una sua versione di Star Trek, ovviamente a livello iperplagio, insomma, se uno lo vede, è assolutamente uno Star Trek fatto e finito. Oltretutto l'astronave è anche carina, tra parentesi, però allora credo che abbiano iniziato a darlo in Italia su Sky, su Fox, credo proprio da pochissimo, da un paio di settimane. Allora, io ho visto le puntate in inglese e allora secondo me è vedibilissimo, perché comunque insomma fa abbastanza ridere, non è una porcata. Anche se la critica l'ha distrutto, però non mi pare una porcata. Quello che posso dire è che, abituato al Seth MacFarlane, appunto dei Griffin o di Ted, qua si è voluto mantenere molto al di sotto di un certo livello di insomma, non è così dissacrante come nelle altre cose che fa. E questo, cioè praticamente di Orville non riesce a essere una parodia di Star Trek al 100%, perché in certi momenti è anche serio, e non riesce neanche però a essere una cosa veramente che si può prendere veramente sul serio. Insomma, è un né carne né pesce, che è guardabile, soprattutto se si è fan come me del personaggio e di quello che fa, però effettivamente potrebbe essere, risultare un po' moscio, ecco. Però, tutto sommato, secondo me... Galaxy Quest l'hai visto? Galaxy Quest è tutto un altro pianeta. Galaxy ok, Quest... quindi... Io non l'ho visto, Orville, ancora. Segnalo però che vedo un sacco di gente su Facebook che dice, oh, questo qua è più Star Trek di Discovery. sì, sono d'accordo. È più Star Trek di Discovery, perché di Orville è proprio Star Trek. Cioè, sono loro che vanno in giro, scendono sui pianeti, conoscono altre razze aliene, li aiutano, si fanno aiutare, quindi il concetto è proprio Star Trek di Orville, mentre quell'altro veramente poteva essere ambientato in qualsiasi universo fantascientifico, la Battlestar Galactica, qualsiasi, e invece di Orville è proprio Star Trek, questo sono perfettamente d'accordo. Peccato che probabilmente per evitare censure clamorose o di non offendere proprio tutti, ecco, si limita parecchio parecchio, perché io continuo a godermi dei Griffin, che adesso esco una volta in 3 settimane negli Stati Uniti, e lì rimangono sempre a un certo livello. Peraltro vorrei sapere, adesso che la Disney ha comprato la Fox, come farà Seth MacFarlane a fare tutte le battute sulla Disney che odia gli ebrei, perché quello sarà molto complicato, perché insomma queste battute un po'. Detto questo, di Orville è carino comunque, insomma è guardabilissimo, ed è più Star Trek di Discovery, assolutamente sì. Peraltro anche l'astronave l'hanno pensata proprio bene, anche quando va a velocità luce. Bene ragazzi, non so se c'è altro che possiamo dire, se no io vi ringrazio come sempre. Grazie a te. E ci sentiremo prossimamente, dai che ce la facciamo prima delle 3, dai, un altro episodio. Quanto è passato esattamente l'ultima volta che ci siamo incontrati? Era prima delle 3. Guarda, io pronostico un episodio verso Pasqua e poi l'episodio classico dopo le 3. No, perché abbiamo fatto una puntata speciale estiva, se non mi ricordo male, per sapere come sono messo. Ma secondo me, dai, almeno questi due, dai, che ce la fa, come René Ferretti, dai. Bene ragazzi, buonasera, buonanotte, grazie a tutti, un saluto, ciao. Ciao. Arrivederci.
Come sempre potete trovare il podcast del Tentacolo Viola su outcast.it, dove sono disponibili tutti gli episodi anche in streaming, con il link ai vari consigli citati in puntata. Ci trovate su iTunes cercando il podcast del Tentacolo Viola, su Twitter all'indirizzo twitter.com/iltentacolo, su Facebook cercando semplicemente il Tentacolo Viola tutto attaccato. La mail come sempre è iltentacoloviola@gmail.com. Spero che questo ritorno vi abbia divertito e speriamo di risentirci presto. Un salutone, ciao, alla prossima!